I ragazzi, sabato 5 settembre, mi si riparte per la giornata a funghi. Ecco un bel patatino qua. Opla. Uno qua nascosto tra le pietre. Che patata. Uno piccolino qua e un altro qua. Facciamo un giro e vediamo come si comporta la giornata. Eccone uno piccino, pian piano qualcosa incomincia a trovarsi. Peccato, questo qua era un posto buono. E poi l'anno scorso guardate che disastro, sono andati giù tutti i pini, un temporale allucinante. Vabbè, continuiamo a cercare. Due piccolini, uno qua. Piccolino, ma c'è proprio poco. Dopo mi sposto dall'altra parte. Eccone un altro piccolino. Eccone uno piccolino, bello fresco. Questo posto, ed ecco il primo porcinello. Sembra bello fresco, quindi speriamo che ce ne siano anche altri. Uno c'è, ma sono proprio rari, è già asciutto, se non piove qua la vedo dura. Questo è bello fresco però, speriamo di trovarne ancora. Ovviamente uno bello, nonostante che è grosso, è bello sano. Speriamo di trovarne ancora qualcuno così. Poco, però ogni tanto qualcuno esce fuori. Guardate che bella famigliola. Gemellini. Questi sono belli. Veramente belli. Ricordate il pino che l'altra volta ha partorito quel cinghiale di quasi 8 etti? Ha fatto il fratellino. Guardate che roba. Guardate che gamba, che bello, oh. Ancora bello sano, che fungo ragazza, ha già sollevato la giornata. Ancora un altro piccolo, qualcosa esce, ma se non piove un po', proprio uno ogni tanto. Eccolo qua. Che bello questo. È perfetto. Sano come un pesce. Che bello. Comunque, oltre a questo qua che avevo già trovato prima, che adesso è arrivato a casa, l'ho pesato, è quasi 6 etti, c'era questo pinicola qua che è ancora bello fresco e questo qua col gambone che è bellissimo.
Boh, peccato che adesso è già quasi tutto asciutto, quindi aspettiamo la pioggia. Comunque non pensavo che ce ne fossero ancora così tanti. E alla prossima. Ciao a tutti, il Druid.